La conferenza stampa del film Mano d'opera, interdit aux chiens et aux italiens, di Alain Huguetton, che abbiamo il piacere di accogliere qui, insieme ad Enrica Capra, che è produttrice per Graffiti Doc, e ai personaggi che vedete in prima fila e sui quali non vi sveleremo nulla. Abbiamo anche l'interprete Anna Ribotta, che ci aiuterà col francese. Allora, Mano d'opera è nella sezione fuori concorso ed è un'anteprima italiana. È stato presentato in prima mondiale al Festival di Animazione di Annecy, in competizione internazionale, dove ha ricevuto il premio della giuria e il premio della Fondazione GAN per la distribuzione, giusto? E poi ha partecipato al Festival di Locarno, l'ultima edizione, quella di quest'estate. È una produzione franco-italiana, quindi in Francia abbiamo Alexandre Cornu per il Tambour de Soie e in Italia appunto Graffiti Doc con Enrica Capra che abbiamo qui. E poi ci sono altri tre paesi partecipanti, vero? Svizzera, Belgio e Portogallo. Allora, io penso che la cosa migliore sia dare un avvio alla regia di sopra che ci fa vedere una cosa fantastica. Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso. Antonio, imbécile! C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ses ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ». Pourquoi ils ont écrit ça, papa ? Pourquoi, pourquoi ? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends ? Allez les enfants, on y va. Un peu à droite. On ne joue pas avec la nourriture. Il fascisme. Le petit oiseau va sortir. Menteur, je vois pas l'oiseau. J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère avait été jeune et belle et qu'on l'avait aimée. Et alors, on joue avec la nourriture maintenant ? Allora, questo trailer vi dà almeno un po' un'idea. Ci abbiamo tenuto a meno male che ce l'avevamo e perché così ci possiamo appoggiare su qualcosa di concreto. Io intanto la prima cosa che vedo è magia, però vorrei che Alain invece ci raccontasse di più l'aspetto del lavoro, cioè la fabbricazione proprio, dalla nascita del pupazzo fino alla, non so, effetti speciali, riprese, e anche per farci un'idea delle figure professionali che hanno lavorato a questo fantastico prodotto magico. No, lo so, una cronologia a tappe, se ci riusciamo, sì, lo so, immagino. Ma perché così capiamo la fabbricazione? Mon père racontait qu'en Italie, il y avait un village qui s'appelait Huguetin, où tous les habitants portaient le même nom que nous, Huguetto. Et je pensais qu'il n'était pas italien, il ne parlait pas italien, et donc je ne sais pas d'où ça venait. Et quand il est mort, je me suis dit, je vais aller vérifier ça, quoi. Et donc, j'ai trouvé ce village qui s'appelait Huguetter, mais il ne reste plus rien d'eux. Ils étaient paysans et charbonniers. Ah, c'est là. Pardon. Ils étaient paysans et charbonniers. Et donc, de leur travail de paysan, les toits sont effondrés, il ne reste que des ruines. Et de leur travail de charbonnier, les arbres ont repoussé. Donc, il y a des arbres qui sont comme ça, qui ont repoussé, donc il ne reste plus rien. Et donc, pour raconter cette histoire, je me suis dit, je vais reprendre des matériaux et du matériel qu'ils avaient à cette époque-là, quoi. Donc, du charbon de bois, des brocolis, des châtaignes. Le charbon de bois est devenu des montagnes, les brocolis sont devenus des arbres. Et dans ce décor, ma
grand-mère et mon grand-père ont pu revivre. Je te laisse traduire. Scusate, mio padre raccontava di questo villaggio Ughettera che appunto aveva il nostro, conteneva il nostro cognome, e io mi sono sempre chiesto se fosse reale e ho deciso a un certo punto di andare a verificare che effettivamente questo villaggio esistesse o fosse esistito. Ed è così, non ne resta più praticamente nulla di quello che erano stati gli abitanti, questi contadini e i carbonai, e di fatto si trovano delle abitazioni ormai in rovina, i tetti sono completamente distrutti e gli alberi sono via via ricresciuti nel bosco. E l'idea di partenza nel realizzare questo film è stato proprio quello di appoggiarmi e di utilizzare i materiali dell'epoca, i materiali a cui faceva riferimento mio nonno nel suo racconto, mio padre nel racconto dei miei nonni. Ed è così che appunto ho ripristinato la legna che veniva utilizzata per appunto essere bruciata e fornire combustibile, e i broccoli che hanno sostituito gli alberi che sono via via cresciuti. Moi je voulais travailler sur la transmission d'un savoir qui se fait de mère en main. Et donc mon grand-père, à cette époque-là, mon grand-père fabriquait les outils, à la fois la pelle, les pelles, les râteaux, ils fabriquaient tout à la main. Et tout ce savoir, il l'a transmis à mon père. Et mon père me l'a transmis. Mon père était aussi un grand bricoleur, et je le suis aussi. Et pour faire ce film, j'ai demandé à plein de gens qui sont venus, des Italiens, des Suisses, des Belges, et ils ont amené leurs petites mains, on a fait ce projet tous ensemble, en fait, avec toutes ces petites mains qui sont venues là pour témoigner d'un savoir et d'en faire un film, en fait. Ed è così che ho deciso di utilizzare proprio la manualità di quello che era stato il lavoro dei miei nonni nel ricostruire una storia di trasmissione. E nella mia famiglia effettivamente il fatto di usare le mani, mio nonno ha iniziato costruendo degli attrezzi, come si vede appunto nel film, dalle pale ai rastrelli e via dicendo, con una grandissima capacità. È un dono che ha trasmesso a mio padre. Anche mio padre è sempre stato un grandissimo bricoleur, questa stessa capacità di usare le mani l'ha insegnata a me, e hanno partecipato proprio a questo lavoro manuale tantissime persone nel realizzare questo film, francesi, italiani, svizzeri, da tutte le nazioni, regalando la loro capacità manuale, il loro savoir-faire, la loro conoscenza. Sì, poi se avete delle domande più specifiche proprio sulla fabbricazione, gliele potete fare. Io intanto vado avanti. E Alain, lei ha fatto un primo cortometraggio che ha avuto anche il César per il miglior corto, poi ha fatto un lungometraggio che si chiama Jasmine, e questo qui è un lavoro in cui ha scelto un registro di memoria personale e un registro di memoria storica, ma in nessuna di queste due memorie è memoria di cose defunte, no? È come se lei interagisse, dialogasse con degli esseri in vita, e questa è la cosa che io ho trovato assolutamente straordinaria, e lo fa anche manualmente. Questo era l'intento, cioè di dialogare con persone vive dentro di lei, giusto? Non. L'intention, c'est on travaille sur la mémoire, mais oui. Tout est vivant, c'est pas référé au passé. Ah oui, c'est la mémoire orale. C'était ouais. Ça l'intention, de dialoguer, de créer un dialogue oui. Avec. Oui, moi je voulais. Oui, c'est ça, oui. C'est un témoignage, ça commence par un témoignage oral en fait. La deuxième partie du film est faite de témoignages que j'ai recueillis chez des cousins, des tantes, tous ceux qui avaient connu Luigi e Cesira, donc ont témoigné. Et moi aussi d'ailleurs. Et donc j'avais déjà cette dernière partie. Et la première partie, je l'ai trouvée chez Nuto Revelli. C'est un livre qui s'appelle Le Monde des Vaincus. Et Le Monde des Vaincus. Je parle en français. Et c'est un très très beau livre. Nuto Revelli a recueilli, un sociologue qui a recueilli des témoignages de paysans et de paysannes de l'âge de mon grand-père et de ma grand-mère, et qui vivaient dans ces endroits-là, quoi. Valchisone, Bagnate.
Et là, voilà, j'avais tout sorti, tous ces témoignages oraux le film tel qu'il est. Sì, è vero, questa impressione appunto di dialogare con i vivi, perché sostanzialmente in particolare nella seconda parte del film io mi sono appoggiato alle testimonianze dei miei cugini e di tutti i componenti della mia famiglia che hanno effettivamente conosciuto Luigi e Cesira come li ho conosciuti io, e quindi testimoniano effettivamente il loro stile di vita e come loro erano e che cosa hanno tramandato, e lo stesso poi si ricollega a questo testo meraviglioso che è Il mondo dei vinti di Muto Revei, ed è veramente uno studio straordinario sociologico di quello che era lo stile di vita dei contadini che abitavano quegli stessi territori, con delle testimonianze che si ricongiungono quindi a quelle personali della mia famiglia. Da un punto di vista... Ah, prego, vai. No, volevo chiederle sulle metodologie, oltre alla dimensione delle testimonianze orali, proprio quanto tempo ha passato con la sua famiglia per raccogliere le testimonianze, quanto è stato con loro, e poi successivamente, ma penso arriverà la domanda, sulla proprio la lavorazione del film vera e propria. Combien de temps avez-vous passé avec votre famille pour recueillir toutes les informations qui sont dans le film, toute l'histoire, les détails de l'histoire? Il y a 60 ans que je suis avec la famille. Sono con la mia famiglia da 60 anni, quindi. E Nuto Revelli, c'est tout neuf. Et ça, ça a donné du désir, du plaisir, une envie de raconter, quoi. Ed è questo che ha dato proprio la voglia e il desiderio di raccontare, di poter fare questo racconto. E poi il y avait une deuxième partie, oui, concernant la fabrication du film. Combien de temps vous a fallu pour... Oui. Ça a pris, enfin, au total, ça a duré 9 ans, mais on enlève 2 ans de Covid quand même. Mais c'est une aventure humaine qui est fantastique, parce que là, on en parle, c'est du travail évidemment, mais c'est un travail qui était, c'était plein de plaisir, de désir, des envies. On était tous, je suis plus âgé, mais je travaille avec des jeunes comme vous. Et chaque fois, je leur disais, mais toi, il y a une qui s'appelait Rossi. Je dis, mais tu devrais regarder sous ton nom, parce que là aussi, tu as une histoire qui est une même histoire. Et donc tous ces jeunes qui étaient avec moi, en fait, ils se disaient, mais tiens, sous mon nom aussi, il y a des histoires, il y a une chronique. Et voilà, donc mon assistant s'appelait Rossi, et donc à un moment, je lui ai dit, mais va voir un peu, discute avec ton père, tu verras, et son père avait mon âge. Et donc elle allait avec le scénario, elle lui montrait, il dit, ouais. Et le père, il dit, ouais, incroyable et tout. Donc elle revenait, on retravaillait le scénario, voilà, c'est une aventure humaine. Alors ça prend un temps fou, c'est, pour les producteurs, c'est un peu dur, mais... Per noi è stato veramente geniale. In realtà la lavorazione del film ha richiesto 9 anni, se consideriamo comunque i 2 anni di pandemia, ma è stata un'avventura umana assolutamente fantastica. Abbiamo sì lavorato, ci siamo dati tanto da fare, ma è stato un fare dettato dal desiderio, dal piacere di poter tessere questa storia. E ho lavorato naturalmente con persone, io sono più grande, ho lavorato con persone molto più giovani di me che lavorando a questo racconto si sono sentite desiderose di andare a scoprire di più sulle origini dei loro cognomi. Questo vale in particolare per il mio aiuto al regista, che si chiama Rossi, e ha avuto voglia proprio di andare a scoprire quello che è la cronaca e la storia della sua famiglia. Io stesso dicevo, chiedi a tuo padre, portagli quello che stiamo facendo, la sceneggiatura, il testo del nostro film, e senti che tipo di riscontro ti dà. Ed effettivamente lui, in qualche modo, avendo la mia età, poteva trovare dei punti di contatto. È stata veramente un'avventura umana straordinaria che ha richiesto tantissimo tempo. Questo forse non ha fatto particolarmente piacere ai produttori, però noi abbiamo avuto questo lusso. Buongiorno, mi chiedevo, lo stop motion, diciamo, viene utilizzato come un supporto
per raccontare delle memorie reali, quindi unisce documentario con il cinema di finzione. Mi chiedevo quali sono stati i suoi riferimenti per quanto riguarda il documentario, perché è una forma originale di documentario, e se effettivamente appunto come poi ha lavorato nel momento in cui, come mai ha scelto proprio lo stop motion per raccontare un documentario. L'image c'est juste une technique, mais ce qui m'intéressait là, c'était que c'est beaucoup un travail des mains, en fait. Luigi, quand on l'a conçu, Luigi, j'ai demandé ce qu'il ait des mains un peu plus grosses. Et qui, et donc, c'est la seule manière de travailler. Il avait des mains un peu plus grosses. Et le travail image-image, ça suppose le travail des animateurs, des gens qui sont sans arrêt en train de manipuler des personnages, quoi. Ça semblait très intéressant que... très cohérent en fait que des mains viennent de travailler. Voilà, c'était. Ton travail précédent aussi était fait avec les mains, la plastiline. Pourquoi la stop motion avec les marionnettes? Il y a un peu la documentaire. Parce que la plastiline, la pâte à modeler, on dit la pâte à modeler, c'est parce qu'elle est dans le sachet, quoi. Mais quand on la sort du sachet, en fait, on la tient dans les mains. Et elle prend la chaleur des mains, en fait, doucement, quand on la malaxe, elle se laisse aller, elle s'alanguit, et c'est quasiment une caresse, quoi, qu'on fait dans la pâte. Et donc, pour raconter un sentiment amoureux, c'était parfait. Mais ça, c'était pour Jasmine, mais pour celui-là, j'avais besoin de mains pour raconter cette histoire, cette transmission qui se passe de main en main. J'avais besoin de beaucoup de mains pour raconter ça, quoi. In realtà la tecnica del passo 1 era particolarmente indicata per questo film proprio nel momento in cui rappresento questi pupazzi, in particolare quello di Luigi, soffermandomi sul dettaglio delle mani. Io volevo che le mani nel caso di Luigi fossero più grandi, e gli animatori hanno ovviamente applicato la loro conoscenza di questa tecnica proprio curando ogni minimo dettaglio, perché desideravo che ci fosse una coerenza rispetto alla storia e a quello che appunto l'animazione a passo 1 mi permetteva di fare. E l'utilizzo della plastilina è particolarmente indicato perché comunque appena apri il sacchetto della plastilina e cominci a maneggiare questo materiale, è come una carezza, è qualcosa di molto delicato nel momento in cui lo manipoli per riuscire a dargli una forma. E questo era particolarmente vero in Jasmine nel mio lavoro precedente. Qui la cura e il dettaglio è stata nelle mani. La question c'était aussi parce que image par image, c'est à moitié entre la fiction et le documentaire. Ah, oui. Est-ce qu'il y a eu des références sur le documentaire que vous aviez eu aussi? Oui, oui, je suis originaire du documentaire. Je fais beaucoup de documentaires et j'adore cette forme, en fait. Et là, c'est le documentaire, il s'intéresse à ma famille, donc ça a été très proche, quoi. Il fallait trouver une bonne distance et la garder, quoi. Après, on est trop... Quand on fait des films sur 9 ans, en fait, on est un peu la tête dans le guidon. Et donc il fallait trouver cette distance, quoi, et la garder, cette bonne distance tout au long, quoi. Mais je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. Sì, il documentario sicuramente fa parte della mia formazione, l'ho molto praticato, e qui è stato particolarmente utile nell'aiutarmi a posizionarmi, perché lavorando su un arco di tempo così lungo, su 9 anni, era fondamentale riuscire a mantenere una distanza giusta come autore per poter raccontare questa storia. Oui, puis quand je parle de petites mains, en fait, c'est par exemple quand on voit Luigi et Cesira, ils ont des yeux très ronds, parce que je voulais que ça soit comme des yeux des migrants. Quand ils rentrent dans un endroit, ils ont les yeux, c'est tout beau, quoi. Même s'ils sont mal accueillis, c'est des beaux paysages et ils découvrent des choses, quoi. Et donc ça, c'est ces petites mains, elles m'ont appris à faire des yeux un peu ronds. Les petites mains, elles ont servi à faire de la lumière, à servir à faire les décors. Voilà, c'est toutes ces petites mains qui ont fait que ça puisse concrétiser, cette histoire puisse concrétiser dans la forme que je voulais, quoi.
Sì, e la scelta è stata anche quella di riuscire a caratterizzare i pupazzi sulla base appunto di come erano le persone, per cui gli occhi che sono grandi nel caso di Cesira e di Luigi, perché come tutti i migranti scoprono delle realtà loro sconosciute, quindi c'è un elemento di sorpresa, ed è stato un'attenzione che noi abbiamo avuto in tantissimi aspetti del film, anche nell'ambientazione. Grazie. E, Enrica, questo è un lavoro che parte dal documentario, c'è l'animazione, c'è la finzione, ci sono dei dialoghi, c'è un autore che interviene. Come fa un produttore a decidere che strategia applicare per un lavoro che è completamente fuori da qualsiasi format? Così è acceso, sì. No, hai ragione, è partito veramente dalla scoperta che Alain ha fatto di Nuto Revelli, del mondo dei vinti. È un libro che è importantissimo per la genesi di questo film. E all'inizio effettivamente doveva essere un documentario con dell'animazione, cioè un documentario con animazione. Poi un po' per volta, in realtà, quindi addirittura all'inizio c'erano i testi di Nuto Revelli, cioè mi ricordo che la primissima fase del lavoro, tanti anni fa, c'è stato un tentativo di mettere dei testi originali, addirittura detti in piemontese, se non mi sbaglio, di Nuto Revelli con dell'animazione. Poi man mano diciamo, la scrittura ha progredito e si è arrivati a questa forma che è molto più, che include tutto il mondo dei vinti, che include le storie collettive, ma che è diventata personale, si è centrata sulla storia della famiglia Ughetto. In questo progresso, diciamo, in questa storia, all'inizio effettivamente noi per esempio abbiamo avuto il sostegno del Piemonte Doc Film Fund, perché era un documentario, quindi diciamo, non so, 8 anni fa avevamo applicato dicendo abbiamo un documentario, stiamo facendo questo sul mondo dei vinti. E poi un po' per volta tutto è esploso, direi, perché ovviamente i budget non sono gli stessi, quindi dal punto di vista della produzione questi anni sono stati una crescita continua di volume, di partner, di mezzi, di talenti, di cose meravigliose. Anche per noi comunque è stata una galoppata entusiasmante, perché da un progetto che era diciamo di dimensioni ridotte italo-francese, questo è diventato un vero, adesso incrociamo le dita per gli European Film Awards, le votazioni si sono chiuse l'altro giorno, eravamo tra i 5 progetti, tra i 5 film di animazione che erano in lizza per l'Oscar europeo della migliore animazione 2022, quindi diciamo è diventato molto grande questo progetto, ma noi ne siamo molto felici. E il lavoro con Alain è un lavoro, come potete capire dalla persona, dalla sua attitudine, dalla sua dolcezza, è un lavoro che comunque è sempre stato estremamente arricchente per tutti quanti. Grazie. Poi mi sembra di aver capito che c'è stata già un'ottima accoglienza da parte del pubblico. Accoglienza strepitosa, cioè è vero che questo, ma penso, spero che tutti voi che siete qui possiate vederlo in sala se possibile, perché è un film da vedere su grande schermo. Io continuo a emozionarmi, cioè continuo a avere lacrime agli occhi in certe scene, continuo a trovare che c'è una grazia e non c'è nessun tentativo di addolcire la realtà, cioè la cosa bellissima che ha fatto Alain è che è un film che è anche estremamente duro, che non nasconde neanche un millimetro della sofferenza, dei lutti, e anche del fatto che le persone, appunto, Manodopera, il titolo che abbiamo scelto in italiano, forse questa potrebbe essere un'altra domanda, che era il titolo originale del lavoro in realtà, cioè il primo titolo che Alain aveva dato era Manodopera. Poi è subentrato questo titolo altrettanto brutale, se volete, anche a Dio Scienos Italian, che è durissimo. Noi l'abbiamo tenuto come sottotitolo, ma Manodopera per me ha davvero una dimensione politica, se vogliamo, cioè queste persone sono state variamente utilizzate come carne da cannone, utilizzate come forza lavoro, sono state spostate, sono state naturalizzate, bombardate, cioè si vede nel film tutto questo, e al tempo stesso è un film pieno di grazia, pieno di dolcezza, soffuso di consolazione, quindi questa capacità di tenere insieme la durezza della storia e il sublime della tenerezza umana è proprio il talento che Alain ha, e penso che il pubblico lo senta e lo riconosca.
Sì, perché la durezza di cui tu parli in realtà allo spettatore riesce ad arrivare attraverso la sua mano, che è solidale, che è presente, che condivide, quindi è un veicolo importantissimo. Ci sono altre domande? Oui, je veux rajouter instinctivement dans mes études, enfin, j'avais ce nom italien, mais dans mes études, je suis souvent allé vers le cinéma, le néoréalisme italien, donc j'avais beaucoup fait d'études sur le cinéma italien. Et dans ce film-là, je me disais, il faut surtout pas être plombant, quoi. Il faut être comme Scola, par exemple, affreux, sales et méchants, Cathy, des choses abominables, mais il faut en rire, quoi. Oui. Sì, devo dire che al di là delle mie origini, che sono naturalmente italiane, ho anche studiato profondamente il cinema italiano, in particolare il neorealismo, e la lezione che ne ho tratto è proprio quella di non essere cupi, ma al contrario avere una leggerezza come l'ha avuta Ettore Scola in Brutti, Sporchi e Cattivi. Io volevo chiederle una cosa sulla scelta della voce di Cesira. Com'è andata? Perché... C'est Ariane Ascaride. Alors, je l'ai choisi parce qu'en fait, j'ai entendu une fois témoigner sur sa jeunesse. Où son père voulait, elle est d'origine italienne, évidemment, mais son père ne voulait pas qu'elle parle italien. Et donc, quand je l'ai entendu parler, au bout d'une minute, je me dis, mais c'est elle, c'est Cesira. C'est vraiment, elle peut donner de l'épaisseur et du vécu à cette voix. Et après, c'était, il fallait la... Mais elle était convaincue déjà. Je crois qu'elle attendait même. Sì, la scelta di Ariane Ascaride, che è naturalmente di origine italiana anche lei, anche se il padre in qualche modo le ha imposto quasi di negare le sue origini italiane, l'ho sentita parlare proprio della sua giovinezza e la capacità che ha avuto di dare spessore a questo racconto del suo vissuto mi ha immediatamente convinto. Devo dire che anche lei si è convinta praticamente subito della mia proposta. Io credo che Luigi ci voglia dire qualcosa. Ho visto che si muoveva un po'. Che dice? No? Cosa potrebbe dire? Che cazzo? No, stiamo per chiudere. Volevo sapere se era prevista un'uscita, quando, in Francia, in Italia. Nota delicata. Sì, nota delicata perché il film è considerato un film difficile. In questo momento storico, sia in Francia sia in Italia paradossalmente, quindi questo dice molto del tempo che stiamo vivendo. In Francia per esempio il film non è stato né supportato né preacquistato né acquistato da nessuna televisione, il che è abbastanza singolare considerando il percorso trionfale che il film sta facendo. In Italia i distributori dicono è un film molto difficile. E poi se lo vedete per intero capite anche, ovviamente ci sono alcuni tratti che contrastano fortemente con la temperie culturale che stiamo vivendo. Quindi noi stiamo, adesso appunto speriamo che il percorso che il film sta ancora facendo e farà, abbiamo altri grandi festival in vista, ci sono tante novità ancora e quindi convinca poi definitivamente dei distributori a osare affermare delle cose che sono quelle che Alain dice nel suo film, però ci vuole coraggio evidentemente in questo momento. Sì, ci vuole coraggio, ma insomma io faccio un enorme in bocca al lupo perché veramente ne vale la pena e secondo me la sua strada la trova, perché insomma. Speriamo. Volete aggiungere qualcos'altro? Se no, domande, se no possiamo chiudere. Beh, moi j'étais très fier, c'est aussi pour la musique parce que giusto. Je voulais une musique en fait qui ressemble à ma grand-mère en fait. Quand ma grand-mère qui était italienne, donc quand elle était en France, elle voulait être plus française que les françaises, donc elle parlait pas français, elle parlait pas italien. Mais par contre, sa pratique culinaire, c'était polenta et gnocchi, son habillement, elle était en noir comme là. Elle avait le chignon. Mais par contre, l'Italie était forte en elle, et donc j'avais besoin d'être accompagné musicalement par quelqu'un qui soit vraiment très italien, quoi. La musica è di Nicola Piovani. Sì, sa. E donc je lui ai écrit une lettre en ce sens et il a répondu tout de suite. Ça lui a plu. Et tout. Il a eu du jour une réticence en disant mais j'ai jamais fait le film d'animation. Je lui ai dit mais c'est un challenge de faire ça justement.
Sì, la musica volevo che in qualche modo riflettesse, fosse simile a mia nonna. Mia nonna, che in Francia era più francese dei francesi, che però conservava la sua italianità nella cucina, per esempio, cucinava la polenta, cucinava gli gnocchi, nel suo modo di acconciare i capelli con lo chignon, sempre vestita di nero, e volevo che la musica appunto riflettesse questa essenza di italianità, e per cui ho chiesto a Nicola Piovani, scrivendogli appunto due lettere. Lui era un po' reticente perché non aveva mai composto musiche per un film di animazioni, e insomma l'ho invitato a cogliere la sfida, cosa che ha fatto. E Cesira era contenta del risultato? Cesira, te contente? Très, très contente. J'arrive à mélanger, je ne sais plus si la marionnette ou si Ariane. Oui, oui, Ariane était fascinée. Ouais. Elle accompagne le film en France aussi. Sì, e Ariane anche è rimasta molto affascinata da questa scelta e vuole anche accompagnare il film in Francia. E Cesira anche? Elle était contente de la musique. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. C'est fascinant, ça lui racontait une histoire aussi. Et puis moi, je me déplace toujours avec mon grand-père et ma grand-mère dans le dos. Sì, sì, Cesira molto contenta della musica e della storia che vado raccontando in giro di lei e di Luigi, che vengono sempre con me, mi accompagnano. Infatti sono appena tornati dal Giappone, no? Adesso Cesira e Luigi, che non avrebbero mai immaginato di viaggiare così tanto. In Australia siete andati, no? L'America, esatto, ci sono finalmente arrivati anche. Addirittura. Va bene, grazie a tutti, in bocca al lupo. Grazie.